Tra pochissimo a Benvenuti a Tavola, un sabato strepitoso che vi parlerà solo ed esclusivamente di... Giro del mondo in 80 giorni. Figata, tra poco. Buona visione da... Guardate che meraviglia, casonziei, ravioli, tortelloni, pastificio Feltrino Casalingo, a Feltre in Piazzale Parmigiani 17, i buoni sapori di un tempo. Confezioniamo cesti natalizi per ogni esigenza. Ci chiamiamo Belluno Odontoiatrica. Siamo specializzati in implantologia immediata, in ortodonzia fissa e mobile, nello sbiancamento dei denti, nella prevenzione della carie nei bambini. Belluno Odontoiatrica, in via Vittorio Veneto a Belluno. Ogni mattina apriamo i nostri negozi, consapevoli e orgogliosi di offrirvi le migliori carni provenienti dagli allevamenti bellunesi. Roldo, i negozi di casa, a Bribano di Sedico e a Miss di Sospirollo. Buon sabato e benvenuti a tavola, ben ritrovata Tatiana. Grazie. Azienda agricola Biasiotto VAS, per quanto riguarda la provincia di Belluno, un nome e una tradizione da moltissimi anni che fortunatamente si sta facendo conoscere e si sta distinguendo bene anche nel resto d'Italia. Oggi presentiamo due altri vini. Due vini particolari, sì, che sono il Canaia e il Gocce d'Oro. Prego. Allora, il Canaia è un vino barricato realizzato con uve Merlot e Cabernet Franc e deriva dall'assemblaggio di due vini ottenuti con due procedimenti diversi. Circa la metà delle uve viene pressata, viene fatta macerare in delle vasche d'acciaio e prima che il mosto acquisisca il colore rosso e i polifenoli dalle bucce, viene estratto in una proporzione variabile tra il 30 e il 35% in modo tale da aumentare il rapporto tra le vinacce e il mosto rimanente dentro la vasca e questo dà maggior corpo, maggiore struttura e più colore a questo vino. L'altra metà delle uve invece viene fatta appassire per circa un mese e mezzo e poi viene fatta anch'essa macerare a contatto con le vinacce nelle vasche d'acciaio. Una volta ottenuti i due vini vengono assemblati e vengono messi nelle barrique di rovere francese dove rimangono un anno, anche un anno e mezzo, dopodiché vengono affinate 2 anni circa in vasche d'acciaio e successivamente viene imbottigliato e subisce un ulteriore affinamento anche in bottiglia. È perfetto come abbinamento alle carni. Poi abbiamo portato il Gocce d'Oro. Il Gocce d'Oro è un passito di uve glera al 100% e subisce un procedimento molto particolare. Innanzitutto i grappoli vengono vendemmiati a mano, vengono selezionati solo i grappoli perfetti, i grappoli migliori, vengono messi in delle cassette che vengono accatastate in dei locali a temperatura e umidità controllata per 4-5 mesi. Una volta appassita, l'uva viene posta, viene pigiata ovviamente, viene messa dentro delle vasche d'acciaio dove ha inizio la fermentazione alcolica, senza l'aggiunta di nessun additivo e di nessun tipo di lievito. Una volta ottenuto il vino, subisce un primo travaso sgrezzante, quindi nessuna filtrazione ma semplicemente un travaso, e poi viene lasciato sempre in vasche d'acciaio a contatto con la feccia nobile di fermentazione per almeno 12-18 mesi. E per i primi 3-4 mesi viene effettuata la pratica del battonnage, che consiste nel rimescolare all'interno del vino appunto la feccia nobile di fermentazione. È un vino dolce, alcolico, perché ha circa 15 gradi e va abbinato con dei dolci, soprattutto dei dolci secchi, ad esempio alle mandorle, ma è perfetto anche per accompagnare dei formaggi arborinati come il gorgonzola o lo stilto. Tutti i nostri prodotti li trovate a VAS, presso la nostra sede legale commerciale, in via Piave 16, in centro al piccolo paese, vicino alla chiesa. Ricordiamo poi il sito internet per coloro i quali usano la tecnologia. Certo, che è www.vinibiasiotto.it. Il mio appello, come sempre, è quello di privilegiare il chilometro zero. Tatiana, io ti ringrazio. Grazie. Porta a voi i saluti in azienda ad Andrea, certo, e al resto della famiglia e ricordatevi di passare una buona domenica anche insieme all'azienda agricola Biasiotto. Benvenuti a tavola. Arrivederci da...